Sono 39 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata Big Boat. Gli indagati sono stati ritenuti appartenenti a vario titolo ad un'associazione per delinquere operante sull'intero territorio nazionale, dedita alla commissione di truffe, falsi, ricettazione ed appropriazione indebita. Il provvedimento cautelare, seguito questa mattina dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, scaturisce dalle indagini condotte sin dal 2012 da diversi reparti operanti su tutta la penisola e che hanno consentito in particolare di documentare l'esistenza di un'articolata associazione criminosa che in nome e per conto di una ditta di autotrasporti con sede legale fittizia a Milano otteneva da diverse società di autotrasporti del nord Italia l'affidamento di carichi di merce, fornendo false referenze, documenti di circolazione falsificati e polizze assicurative presentate a garanzia dei trasporti da effettuare alterate, impossessandosi così della merce che poi rivendevano a compiacenti ricettatori locali. Gli episodi evidenziati nel corso delle indagini hanno infatti consentito di valutare che le vittime di tale attività criminale, individuate in molteplici aziende operanti sul territorio nazionale, europeo ed anche extraeuropeo, e hanno subito nel tempo danni stimabili in diversi milioni di euro. I dettagli dell'operazione sono stati forniti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L'attività di indagine è partita nel novembre 2011 su una rapina effettuata sull'autostrada ai danni di un autotrasportatore che ha permesso di ricostruire il modus operandi della ditta, che in alcuni casi non disdegnava anche proposte di cavallo di ritorno ai piccoli imprenditori, ovviamente non rivolte alle grandi aziende, che immediatamente hanno denunciato presso le stazioni competenti per territorio sul territorio nazionale qualsiasi tipo di truffa ai loro danni o richieste di cavallo di ritorno. Diciamo che effettivamente le grandi aziende sono state indotte in errore, anche perché si presentavano presso di loro aziende regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, con documenti amministrativi assolutamente in regola, gli stessi autisti e gli stessi tir si presentavano con documenti assolutamente contraffatti. Basti pensare che abbiamo sequestrato 15 diverse targhe, oggetto di clonazione o di furto, che venivano apposte sui tir con documenti assicurativi e polizze completamente alterate al fine di garantire presso la ditta acquirente o committente la possibilità di vagliare un curriculum di tutto rispetto e di accertare che effettivamente quella ditta poteva operare nel settore.